Bentornati al ristorante Bistrò Anthony Marra, qui a Castellana Grotta, in provincia di Bari, nella meravigliosa regione Puglia. A fianco a me il patron chef Anthony Marra, che ci racconta i suoi segreti in cucina. E infatti, Anthony, oggi che cosa hai preparato per noi? Ciao Valeria, ciao a tutti, bentornati nella mia cucina. La ricetta che andremo a proporre oggi sarà uno spaghettone trafilato al bronzo con uno stufato di radicchio, della burrata andriese, del pistacchio di Bronte. Iniziamo la nostra ricetta proponendovi i nostri ingredienti. Abbiamo del radicchio trevigiano, dello scalogno, della cipolla, una burrata, granella di pistacchio, pasta, burro, sale, pepe, olio extravergine di oliva e un mezzo bicchiere di grappa. Iniziamo con cosa? Prendiamo il nostro radicchio. Sono le porzioni per 4, giusto? Abbiamo esattamente una porzione, una dose per 4 porzioni, okay. Generosa, quindi è importante dire questo. Poi in base alle esigenze, in base a come ci piace, alla quantità che ci piace degustare il nostro piatto, poi ci regoliamo. Però la versione che noi stiamo proponendo è per 4 persone. Perfetto. Quindi prendiamo il nostro radicchio e lo andiamo a sminuzzare in questo modo qui, semplicissimo. Semplicissimo sempre per Anthony. Le parti finali consiglio di non utilizzarle. Ok. Ovviamente non andranno gettate, ma potete tranquillamente usarle per fare delle chips, quindi le portiamo in forno a 60 gradi per un'oretta, dopodiché li passiamo in un amido di riso e li andiamo a friggere. E vi posso garantire che la croccantezza, la sapidità sarà un'esperienza di gusto molto piacevole. Bello, che non si butta niente. Assolutamente no. Ci siamo preparati il nostro radicchio. Uh-huh. Ora gli diamo una mondata, quindi li andremo a dare una lavata abbastanza importante, quindi lo predisponiamo in un piatto così, lo porteremo a fare un paio di risciacqui prima di andarlo a, diciamo, sbollentare nella nostra acqua a bollore. Per togliere l'amarognolo, giusto? Esatto, questo processo di sbollentatura lo si fa per togliere quelle parti amare del nostro radicchio e renderlo molto più morbido al nostro palato. Ok. Nel frattempo ci puliamo la nostra base e ci prepariamo successivamente, va bene così Donato? Ci prepariamo successivamente, grazie, una bowl, quindi una bastardella, un contenitore, una coppetta con acqua e ghiaccio. Perché acqua e ghiaccio? Perché andremo a procedere con un vero e proprio shock termico. Quindi la nostra acqua è a bollore. E il shock termico ci servirà per non perdere? Esatto, non ci fa disperdere quelli che sono i principi nutritivi del nostro prodotto. Ah, io pensavo il colore anche invece. Fa parte. Ok. Allora, mettiamo il nostro radicchio. Pian piano sto imparando anche io da Anthony, ecco perché so tutte queste cose. Assolutamente. Questo non ci servirà più, lo mettiamo qui, in questo modo. Ok, sta bollendo, che bel colore. A questo punto andiamo a spegnere la nostra acqua. Qui è giusto 2-3 minuti, un neanche. Un minuto e mezzo, non di più, Valeria. Perché poi si rischia di ossidare il nostro prodotto. Quindi, ecco, a questo punto andiamo a tirar fuori il nostro radicchio. In questo modo qui. Ha già ricevuto una prima fase di cottura, questo ci permetterà di accorciare in padella la stufatura del radicchio perché già lo abbiamo ammorbidito, quindi anche questa è una parte importante.
ce lo poggiamo qui e questa la possiamo togliere in questo modo qua. Ora una padella, lasciamo il radicchio in acqua fin quando non si raffredda, lo andremo ad utilizzare in maniera tale che il freddo può davvero abbattere questo processo di cottura. Ci prendiamo il nostro scalogno in questo modo, gli facciamo una filangère bella sottile in questo modo, lo mettiamo in padella, un quarto della nostra cipolla, la tritiamo in questo modo, vedi, già facendo quelle due incisioni noi abbiamo un trito senza dover ritornare sul taglio. E voilà! Olio extravergine. Generosi, un filo della nostra Puglia. A questo punto iniziamo a far soffriggere il nostro olio in questo modo qua. E quando anche il burro dobbiamo... Il burro andrà nella seconda fase della nostra ricetta. Praticamente noi andremo a saltare la nostra pasta con del burro e successivamente ci andremo ad aggiungere il radicchio stufato. Perché a me piace fare questo passaggio? Perché rende più dolce la nostra portata. E infatti... Quindi la pasta riceverà questa essenza di burro che ci permetterà di dare anche una certa cremosità al nostro piatto. Ci andiamo ad aggiungere il nostro radicchio in questo modo qua. Perfetto. Ok. Che infatti tanti non amano radicchio proprio perché è amaro. Allora, a questo punto gli diamo una leggera girata. Bello. E attendiamo qualche secondo che riprende il bollore e andremo a sfumare con la nostra grappa. Con la grappa. Grappa deve essere particolare, che ne so, sempre in base all'invecchiamento, insomma, o può essere... Allora, o perché concetto, proprio la grappa magari non... Il concetto della grappa, da dove nasce questa mia idea? Con radicchio ci va bene l'uvetta, uva passa, quindi sentori di vinacce. Quale prodotto migliore della nostra grappa sviluppa questi sentori? È giusto. Ho voluto portare questo bouquet floreale all'interno della nostra ricetta. Quindi, qualche altro secondo. Mi piace che Anthony ha sempre un perché. Non c'è mai una cosa improvvisata, c'è sempre un perché, bello. Diciamo che la ricerca è proprio nel dare novità, nel dare potenza di gusto, nel portare magari qualcosa che uno dice, ma possibile che la grappa con radicchio? Io posso dirvi sì. L'unica cosa che potete fare, ovviamente, è provarlo a casa, per poi dirmi se effettivamente quello che io dico corrisponde al vero oppure no. A questo punto... Ma giusto un goccio. Assolutamente, anche perché parliamo di una signora grappa. Come vedi, flambiamo leggermente. Deve essere, la nostra fiamma deve essere elegante, giusto per far disperdere le parti alcoliche della nostra grappa. Dopodiché abbassiamo leggermente la temperatura, come puoi percepire già i profumi che emergono dal nostro preparato. È anche un bell'aspetto. Assolutamente. E procedere nel frattempo con la nostra ricetta. Quindi andremo fra qualche minuto a calare la nostra pasta e a procedere a una cottura in forma passiva. Come vedi, Valeria, il nostro radicchio ha tirato via tutta l'acqua, quindi l'acqua e i liquidi sono evaporati.
con una fiamma moderata, non c'è bisogno di aggiungere né brodo né acqua, nulla all'interno, neanche il sale, niente. Il sale, ora, una volta finita la stufatura, consiglio sempre questo passaggio di farlo alla fine, quindi noi spegniamo in questo modo. Mi piace l'idea di aggiungerci un filino d'olio così, in questo modo, per dare anche un tocco di lucentezza. Okay. Andremo ad aggiungere qualche granello sottile di sale, in questo modo, e perché no ritornare ai nostri sapori mediterranei, un pizzico del nostro amato pepe. Quindi gli diamo una leggera mescolata, in questo modo, e lo lasciamo dormire buono buono, nel frattempo che poi lo chiamiamo a scendere in campo. Allora, la nostra acqua della pasta è pronta, ci aggiungiamo, ovviamente non esagerate, un pizzichino di sale, rispettate grosso. Sempre quello che è la natura dell'ingrediente che stiamo preparando, ok? Prendiamo il nostro ciuffetto di spaghetti trafilati, mi raccomando, la qualità della pasta, lo sto ripetendo più volte, è fondamentale. Non andiamo al supermercato a prendere la pasta che costa 40 centesimi, 50 centesimi, perché è importante. Spendete qualcosina in più anche per la pasta, perché ne vale tutto. Immergiamo il nostro spaghetto, quindi, nell'attesa che entri tutto in acqua, quindi nessuna punta da fuori, e questo processo deve avvenire in modo rapido, perché tutta la pasta deve avere la stessa tempistica di cottura. Quindi, una volta messo il nostro spaghetto all'interno e facendo una cottura passiva, quindi noi andremo a spegnere la fiamma sotto, io ci aggiungo un filo d'olio in modo tale che le particelle amidali non diventano collose e quindi la pasta si attacca. Ci diamo una bella, dicono a Roma, rimestata, quindi una mescolata in questo modo, e andremo a spegnere la nostra acqua aggiungendo un qualcosa sotto. Aspettiamo metà cottura del tempo prescritto magari sull'astuccio della pasta, dopodiché passeremo alla fase di mantecatura tra il burro, quindi parte grassa del nostro piatto, l'amido, cremosità, il tutto diventerà un connubio molto molto goloso. Cioè, sono senza parole, wow! Allora Valeria, passati i nostri 7 minuti nella nostra cottura, ci andiamo ad aggiungere una nocina piccolissima in padella di burro. Un 50 grammi, un po' di più, 60 grammi. Un po' di più infatti. Allora, giriamo per bene il nostro burro in maniera tale da non portare una temperatura superiore ai 140 gradi, perché il burro potrebbe friggere, quindi poi le particelle grasse si slegano e potrebbe diventare tossico. Ecco. Quindi incorporate sempre aria mentre mettiamo del burro padella. A questo punto mettiamo la nostra pasta. Esatto, in questo modo qua. Catturiamo la nostra pasta in questo modo. E andiamo. In questo caso la pasta comunque ha un altro po' di tempo per cuocersi in padella, giusto? Qualche altro minuto, giusto per far scaricare le parti di amido e quindi creare la famosa cremina. Bello. Si sente bello ed è bello da vedere. La mantechiamo per bene in questo modo e andiamo ad allungare con un mestolo della nostra acqua di cottura, perché come dicevo prima ha delle parti d'amido e quindi ci favorisce la creazione della cremina. Perfetto. Acqua con amido, spadellare
l'aria entra nel circuito di mantecazione, c'è l'abbattimento di temperatura, la pasta si rilassa, l'amido esce, lega le parti grasse con le parti dell'acqua e ti crea il... quell'emozione. Esatto. Allora, come vedi, a questo punto ci andremo ad aggiungere il nostro radicchio che avevamo lì a nanna, in questo modo, gli ultimi due minuti, perché il radicchio ha già ricevuto la sua cottura, quindi non deve cuocersi troppo. No. A questo punto io spengo, ci aggiungo, pardon, qualche mestolino d'acqua all'interno e inizio a incorporare aria in questo modo. Quando la pasta cambierà il suo suono, e ora me ne accorgo perché trasformando la densità di acqua in cremosità, quindi si rapprende, l'amido fa il suo effetto, la pasta da fare ciac 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 farà plac plac plac. Quando mi dice questo, mi sta dicendo: Anthony, io sono pronta. E allora Anthony, l'ascolto. Senti? Sì, è vero. Più aria incorporiamo, la nostra pasta. Io pensavo che i chef lo fanno per bellezza, invece anche qua c'è un perché. Assolutamente sì. Quindi, bello. Io ora cosa faccio? Ci voglio aggiungere un po' di olio. Un leggero filo d'olio, perché abbiamo delle parti burrose. Le parti burrose coagulano perché ci sono le proteine. Per non farlo coagulare, quindi il piatto diventare un mappazzone, ci aggiungiamo dell'olio. L'olio ci darà la possibilità, quando andremo a mangiare il nostro spaghetto, di avere comunque una pasta molto lucida, ma non a blocco. Quindi la nostra pasta è pronta, ci dedichiamo al nostro impiattamento, calcolando sempre il tempo in cui la pasta deve arrivare al commensale. Quindi noi non dobbiamo pensare alla densità che abbiamo in questo momento in padella, ma dobbiamo pensare al fatto che la pasta si deve rilassare e nel frattempo arrivare al cliente. Quindi prendiamo il nostro cappello del prete, che è un piatto che a me piace moltissimo come forma. Guarda che lucentezza. Sì, è vero. La bavosità, la carnosità di questa pasta. Che? Ci facciamo un piccolo nido in questo modo qua. Bello. Lo andiamo ad aprire leggermente. Perché? Perché deve accogliere la nostra burrata. Ecco! La burrata entra in azione in questo momento perché col calore che il nostro piatto emana dal basso verso l'alto andrà a riscaldare leggermente la nostra burrata, e quando verrà aperta, wow! Quindi bellissimo! In questo modo qua, e a finire una generosissima manciata del nostro pistacchio in questo modo qua, come se non ci fosse un domani. Concludiamo con una puntina di olio sulla nostra burrata, un pizzichino veramente veramente leggero del nostro pepe. Il nostro piatto è completato. Ricordatevi: una cucina senza saperi è una cucina senza sapori. Ciao! Grazie mille Anthony, oggi sono rimasta proprio wow così. Sai che può interessare o coinvolgere anche te!